Ciao care, bentornate sul mio canale e benvenute in una nuova puntata di Dieta Insieme. Per chi non mi conoscesse, io sono Erika ed ho inventato questo format Dieta Insieme che esce ogni venerdì alle 14 per dare idee e spunti a chi magari non sa che cosa mangiare, non sa che cosa preparare, non sa come abbinare gli alimenti, vuole trovare dei piattini carini per restare in forma, per chi magari deve andare a fare la spesa e non sa che cosa comprare. Ecco, in Dieta Insieme vi faccio vedere che cosa mangio io da lunedì alla domenica. Ci tengo ovviamente a specificare che non sono una nutrizionista, io semplicemente condivido che cosa mangio durante la mia settimana. Il tipo di alimentazione che vedrete in Dieta Insieme è molto simile a quello che appunto mangiavo durante la mia perdita di peso, perché ho perso 20 kg e più o meno i piattini che preparavo erano sempre gli stessi, che vedete anche in Dieta Insieme. Io direi di iniziare subito, vai con l'intro. Buongiorno, questa mattina finalmente sto iniziando ad utilizzare le mie ciotole di cocco. Inizia la settimana, quindi siamo lunedì mattina. Io sono super carica, non lo so perché in realtà, cioè, non c'è un motivo in particolare, però boh, mi sento particolarmente bene. E niente, cioè, queste ciotoline mi mandano un sacco di good vibes, proprio estive. E io, cioè, non vedo l'ora di iniziare a mangiare. Quindi vi saluto. Ah, qui ho cappuccino con l'orzo che ho appena versato, perché ho messo prima l'orzo sotto solubile e poi ho versato con questo qui dove ho scaldato il latte, e qui c'è un po' d'acqua, ma in realtà ho già bevuto perché avevo sete. E quindi niente, buon inizio settimana, buon lunedì e ci sentiamo più tardi per pranzo. Allora, questo è il mio pranzetto di oggi in questa ciotolina, tra l'altro super carina, mi piace troppo, un po' stile giappo. Comunque, riso basmati con cubetti di cotto, olive tagliate a rondelle e un pochino di ceci. Ovviamente non ho messo una scatola, ho messo meno quantità perché c'erano già i cubetti di cotto, non ho verdure perché probabilmente ho il frigorifero vuoto e devo andare a fare la spesa. E poi sopra, per dare un pochino di gusto, ho messo questa salsa di soia, cioè un aceto balsamico con salsa di soia che ho acquistato all'Lidl. Ci vediamo, ci sentiamo più tardi per cena. Buon appetito! Finalmente è arrivata l'ora della cena, visto che siamo andati in palestra e siamo proprio affamati. Questa sera petto di pollo con la sottiletta, perché voi sapete che io proprio non riesco, cioè, a mangiare se non la carne, se non metto qualcosa di formaggioso, come ad esempio, considerate che è una sottiletta, cioè sparsa per tutti i pezzetti di petto di pollo. Poi qui ci sono dei pomodori con origano, sale e olio. E poi, visto che purtroppo ho finito il pane di mamma, me lo porterà penso domani, ho dovuto prendere il pane, quello che teniamo di riserva per quando proprio lo finiamo. Mangerò due fette di bamboletto bianco, in realtà preferisco quello alla soia integrale, ma mi accontenterò di questo. Vi faccio vedere il piatto di Matteo quanto è bello. Questo invece è il piatto di Matteo e qui c'è anche dell'altro piatto di pollo, penso che domani lo farò a pezzetti in un'insalatona per pranzo. Lui riso, però siccome io ho già mangiato il riso a pranzo non mi andava di rimangiarlo di nuovo a cena, quindi mangerò due fettine di pane e niente, quindi questa è la nostra cenetta. Buon appetito! Allora, il pranzetto che vi propongo oggi sarà una cosa che sicuramente non metterà d'accordo tutti, perché è pasta esattamente con conchiglioni, con pomodorini, zucchine e tonno. Poi sopra ho messo del pepe e zucchine cotte con acqua e vino, pomodori e tonno invece a crudo, ho messo poi dell'olio sopra, sempre a crudo. E poi sopra ho aggiunto anche un pochino di parmigiano. Lo so che sul tonno non ci va, lo so che sul pesce non ci va, ma io sono talmente amante dei latticini, dei formaggi, di qualsiasi forma di formaggio e latticino che alla fine finisco sempre per metterlo anche nei piatti così. E quindi niente, ho messo una leggera leggera spolverata di parmigiano. Buon appetito! Buongiorno, allora questa mattina vi starete chiedendo ma cosa ti sei preparata? Cioè si capisce forse che è un pancake, però invece di farne tanti più piccolini ne ho fatto uno unico e sopra ho spennellato, allora all'interno ci sono delle gocce di cioccolato, la solita ricetta che faccio sempre e che trovate anche giù nel box informazioni, e sopra ho spennellato un po' di marmellata all'albicocca, così giusto per, e qui purtroppo si è rotto un pezzo perché la padella non era quella antiaderente. Però vi faccio vedere internamente com'è. Eccolo qua, è molto fino, cioè lo vedete largo, gigante, però in realtà è fino. Allora, oggi per pranzo è una cosa probabilmente non molto dietetica, però alla fine neanche troppo grassa, cioè si può fare. Sono a pranzo da mia mamma, in realtà lei non c'è perché oggi sto anche vloggando, sto andando in giro. Mi sono fermata al volo qui a pranzo e ho fatto un pranzettino super veloce. Pomodori con olio, sale e origano.
lattuchino con olio e sale, una fettina di pane e di qua ci sono quattro bastoncini di pesce che ho praticamente fatto sulla padella, sul padellino antiaderente. Ho messo un goccino d'olio al centro, ho fatto scaldare la padella, poi ho sparso con un pezzo di Scottex l'olio, diciamo, ho creato una patina su tutta la padella e poi niente, è finito. Buon appetito! Allora, sono appena arrivata a casa di mio cugino e dalla mia amichetta che non si vuole far riprendere, Sara, e quindi io faccio questa ripresa di spalle, almeno non ti riprendo. Vabbè, posso salutare però. Sì, vai, Ciao a saluta. tutti. Mamma mia, che cenetta, guarda qua. Wow. Qui abbiamo una frittata con pomodori e non so cos'altro, però sicuramente è venuta meglio di come la faccio io perché ogni volta la sfracchio tutta, faccio un casino. Pomodorini. Poi di qua abbiamo dei sushi roll con Philadelphia, salmone e pistacchio. Cioè, fantastici, bravissima. Di qua abbiamo piselli e patate e poi c'è la pasta, fusilli integrali con zucchine, salmone e gamberi. Buon appetito! Buongiorno. Allora, io mi sono completamente dimenticata di Dieta Insieme, quindi questa mattina ho già dato una bella cucchiaiata prima di iniziare il video. Comunque, qui abbiamo cappuccino di latte, zimil e ginseng, un bicchiere d'acqua e ho fatto il ginseng perché non mi andava di mettermi lì a girare l'orzo solubile. Di qua abbiamo un bel porridge semplicissimo fatto con avena e acqua, granelle di nocciola, burro di arachidi e mirtilli. E niente, adesso faccio colazione, mi sono anche portata fuori l'agenda perché devo segnare un paio di cose e buona giornata, ci sentiamo più tardi. Allora, oggi per pranzo, non so se avete notato, ma questa settimana ho filmato un sacco con il telefono. Comunque, oggi a pranzo è venuta mamma e mi ha preparato la pasta con zucchine, ricotta, pepe e abbiamo cotto le zucchine in padella con il soffritto, quindi carote, sedano e cipolla. Le zucchine come le hai cotte in padella? Con acqua e vino? No, So, così, solo con un il pochino soffritto è un l'acqua di cottura della goccino, pasta. sì. Ah, ok. Buona, mamma mia. Buon appetito. Buonasera cari, allora per cena cotolette di melanzane, vi lascio qui sopra o di qua, non mi ricordo il link per andare a vedere la ricetta, sono buonissime, provatele. Patate al forno, avevo pochissime patate, allora ho deciso di farle. E zucchine grigliate, una cenetta che io adoro perché ci sono tutte cose che mi piacciono, ovvero cotolette di melanzane, zucchine e patate al forno. Quindi buon appetito. Buongiorno, questa mattina sveglia prestissimo alle 6 e un quarto, c'è già un sacco di luce. Comunque, vi presento il mio porridge di questa mattina. Ho mescolato l'avena con l'acqua e mezzo cucchiaino di burro di arachidi. Ho scaldato un minuto al microonde e poi ho aggiunto granelle di nocciola da questa parte, cocco e cioccolato. E adesso andiamo a sciogliere il cioccolato e a mangiare questa squisitezza. Buongiorno, questa mattina ragazzi non ho sentito la sveglia, è tardissimo, mi mangio al volo una barretta, un Nestlé e esco perché è veramente troppo tardi, non faccio il tempo a fare niente. Per fortuna ho queste barrette, il tè, ok, non sarà la cosa più dietetica del mondo, però insomma è un bicchiere di tè, non succede niente e corro, scappo. Ti ho detto che non prendo, c'è una ferita, no? Vabbè, è così. Buongiorno, questa mattina invece che il solito tè, diciamo caldo perché inizia a fare troppo caldo, ho preso questo bricchetto di Estatè che avevo nel frigorifero, almeno è bello fresco, anche se mi voglio attrezzare per il tè freddo, diciamo in casa, fatto in casa. E poi di qua abbiamo una barretta perché è da ieri che ho mal di testa, mi sono presa due Oki e non mi hanno fatto niente e quindi voglio darmi una bella botta magari di, non so, di zuccheri, di energia per cercare di tirarmi su. E poi sinceramente avendo ancora un po' di mal di testa, non, cioè non connetto, non mi va molto di prepararmi qualcosa, quindi barretta, tè e si va. Eccoci qua, anche questa settimana di Dieta Insieme è terminata. Io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia, di avervi dato un po' di spunti, un po' di idee. Questa settimana devo dire che è stata un po' caotica perché siamo andati spesso a mangiare o fuori o a casa di altre persone oppure abbiamo avuto degli ospiti. Quindi di conseguenza non siamo riusciti a fare una settimana intera
fatta bene. Però questo fa parte di una vita normalissima, possono capitare cene, compleanni, l'importante è ritrovare poi il giusto equilibrio. Io vi aspetto anche su Instagram e lì ogni tanto pubblico anche qualche ricettina di quello che mangio durante la settimana, che poi sono piatti che vedete alla fine in dieta insieme, però magari faccio vedere anche il procedimento. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e lasciatemi un like se volete che questa rubrica continui. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.